Va a The Square del regista svedese Ruben Östlund la Palma d'Oro del 70° Festival di Cannes. La pellicola è un ritratto della società odierna vista attraverso gli occhi di un curatore di un museo d'arte contemporanea. Il protagonista sta preparando una mostra dal titolo The Square che vorrebbe essere un invito all'altruismo e alla solidarietà, ma una serie di eventi surreali e imprevisti lo fanno sprofondare in una crisi esistenziale. Il Grand Prix della giuria è stato assegnato a 120 battiti al minuto del francese Robin Campillot. Il film, ambientato all'inizio degli anni 90 e incentrato sul dramma dell'AIDS, era in prima fila tra i favoriti per la Palma d'Oro. A Nicole Kidman è andato invece il premio speciale per il 70° anniversario del festival. L'attrice australiana, assente alla cerimonia di premiazione, ha ringraziato la giuria con un videomessaggio.